Sto scrivendo il testamento, perché... sì. Solo che... Ah, ci stanno nomi doppi pure? No, no, no. Paolo non fa subito anche Paolo. Almeno le vende scrivono. Spesso non c'è. Mi ricopio tutti perché poi spesso si perdono pezzi, per esperienza. Il medico scrive meglio di me, non ci fare caso. Cioè tu dopo riesci a capire quello che c'è scritto. Così sembra.
E buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui, siete veramente tantissimi, tantissimi, fategli voi un applauso per essere qui, per aver avuto la pazienza anche di aspettarci, perché ovviamente come sempre le nostre donne si fanno attendere. Quelle che avete visto sono solo alcune delle 80 e delle 40 concorrenti in gara questa sera per Miss Sposa e Miss Sposa Curvi 2018, ma vogliamo continuare a presentare alcune delle vincitrici che durante quest'anno hanno vinto le varie tappe, fasce, sponsor e quant'altro, quindi le invitiamo ad entrare qui sulla nostra passerella rossa con un grande e grandissimo applauso. Eccole qui che arrivano. Facciamo accomodare proprio qui a sostenere le vostre colleghe che questa sera si contendono un premio, un titolo molto importante, Miss Sposa 2018 e Miss Sposa Curvi 2018. Ma intanto inizio quindi con il ringraziare coloro che hanno permesso questa serata, due importantissime associazioni locali, la comunità giovanile Infinity che avete visto proprio lavorare e realizzare, aiutarci a realizzare questa serata, e l'associazione culturale Damo Mova.
E grazie a quest'ultima, come ben sapete, 5 anni fa nasce questo concorso, un evento proposto e diretto da Martina Tulli, Monia Simoncelli, Daniele Antonini, Valentina Bruglietti e Milos Edoardo Piraino, coordinatore della regione Lazio, affiancati da 3 anni da un grande fotografo, Emanuele Tetto. E questo concorso non è un concorso solo di bellezza, ma qui la donna che cerchiamo in questo concorso è una donna con grande stile, eleganza, e cerchiamo di esaltare la femminilità e l'essere donna, però allo stesso momento un'attenzione verso la bellezza interiore che possiamo fare solo entrando nella loro anima, quindi conoscendole un po' meglio. Un concorso un po' fuori dagli schemi, perché qui noi abbiamo le donne di tutta Italia, senza distinzione né di taglia e né di età, quindi le vedremo calzare e indossare abiti da sposa, che per una donna è il massimo momento, quando indossa l'abito da sposa, la massima emozione. Da gennaio più di 80 donne hanno partecipato a questi eventi nel Lazio e nell'Umbria. Questa sera è una serata intensa e ricca, quindi ne vedrete tantissime, e abbiamo tanti defilati, tanti stilisti che questa sera stiliste si sono prestate con i loro abiti, con le loro creazioni, come vi avevo già annunciato, i gioielli di Simona Mele. E quindi io direi, abbiamo una giuria ovviamente qualificatissima, che quindi vado a presentarvi. Cominciamo con Antonio Cantafora, attore, pittore, ha partecipato a più di 80 film con personaggi dal calibro di Fellini, Mastroianni, Virna Lisi, ha lavorato per 18 anni per la 20th Century Fox, realizzando 200 opere come Avatar, Titanic, X-Men, ovviamente in tutto il mondo. A lui facciamo un grande applauso, Antonio Cantafora. Buonasera. Paola Mikulasova, diplomata al Conservatorio di Praga, compositrice, pianista e cantautrice, ha realizzato diversi dischi e composto musiche per tantissimi documentari. Buonasera, signora. Elena Rodica Rotaro, stilista, costumista di film documentari, Pandataria Film, che collabora con la RAI, è stata collaboratrice anche di Miss Romania in Italia ed è ideatrice del concorso nazionale Miss Badante. Buonasera anche a lei. Gaetano Laimo, direttore responsabile del giornale New Tuscia, secondo più letto della provincia di Viterbo e tra i primi 15 giornali del Lazio, ma letto anche in provincia di Rieti, curatore della comunicazione di vari eventi istituzionali, giornalista televisivo locale e a Teleorte. Buonasera anche a lei. Margherita Dubaldo, diplomata in solfeggio al Conservatorio di Salerno, canta dall'età di 8 anni, sia come corista che come solista, in Italia e all'estero. Ha collaborato con diversi maestri, sia di musica classica che di musica leggera. Buonasera. E alcune parti di questa serata saranno visibili sul giornale, appunto, web newtush.it, in video, foto e servizi giornalistici. Quindi facciamo un grande applauso, che questa sera la giuria ha un compito molto importante. E i criteri che ovviamente dovrete seguire sono quelli del portamento, l'eleganza, l'espressività e la bellezza. Quindi, tenendo conto di tutto questo, dovete scegliere appunto la Miss Sposa 2018 e Miss Sposa Curvi 2018. L'emozione arriva anche per me, perché stare qui davanti a tutti voi, vi giuro che non è proprio facilissimo. Un ringraziamento ovviamente va fatto al nostro sindaco Franco Gilardi, vice sindaco Ilario Di Lorenzo e tutta l'amministrazione di Stimigliano, che appunto ha permesso tutto questo, sostenendoci e sostenendo soprattutto quello che è il principio di questo corso. Ebbene, allora, le prime concorrenti che andremo a conoscere appartengono alla sezione Curvi. Sfileranno con gli splendidi abiti da sposa dell'atelier Curvi Sposa di Silvia Vignolini, unico atelier in Italia specializzato in taglie forti con modelli rigorosamente made in Italy, perché siamo attenti anche a questo, il nostro made in Italy va curato e protetto. Quindi iniziamo ufficialmente con le ragazze in gara di Miss Sposa Curvi Stimigliano 2018 e le fasce sponsor Veneto Acconciatura e Renault Pileri. Alle ragazze è stato assegnato un numero identificativo che quindi potrete poi ritrovare.
cantante, così come il sorriso della nostra Sabrina. Sweet! That was amazing! Numero 4. Bookie.
numero 7, Simona De Guglielmo. Grandissimo applauso a queste donne. Oltre al desiderio di comune di indossare l'abito rosa per la loro giornata più bella, che ricorderanno per tutti, che per una rivincita e per comunicare molto importante, quello di ma cambiate il microfono. Decretare le nostre vincitrici di questa mancia, inviterei a raggiungere un rappresentante dello sponsor Veneto Acconciature e Renault Pileri per la seconda classificata di Miss Top Curvy 2017, Diana Martinez. Eccoci qua, buonasera, hai aperto le danze questa sera. Esatto, buonasera a tutti. Che emozione si prova a ricalcare... Bellissima, per me Miss Sposa Curvy è l'inizio di tutto, è stato 2 anni fa, è un momento mio con cui ho potuto avere delle vincite quando mi dicevano che ero grassa, che non potevo sfilare, non potevo fare la bella, e oggi sono qui e per questo concorso ci sarò sempre. Ho fatto diverse cose, calendari famosi, ho sfilato per Keiradi, Alberto Cacciari, di cui sono anche ho anche un negozio di abbigliamento appunto di questo marchio, che ringrazio. E quindi sono per le donne, con le donne, dalla 44 in poi. Bravissimo, questi sono i messaggi che sono quelli più importanti, perché è importante sostenere tutte le donne dalla 40 in su e chi se ne frega della taglia, siete tutte meravigliose. Allora, invitiamo appunto per la fascia sponsor Veneto Acconciature a consegnare la fascia. Dove lo abbiamo? Cioè abbiamo un rappresentante della fascia sponsor Veneto? No, quindi la facciamo dare, la dai tu. Allora, la fascia sponsor Veneto va alla numero 2, Giulia Gaetani. Accomodati. Guarda, non te lo aspettavi, cioè mi hai guardato, ma sono io. Sì, sei tu, la numero 2 sei tu, quindi questa a te è la prima fascia della serata. Fategli un grande applauso, perché se l'emozione ti vede negli occhi e nelle mani che tremano, vero? Ti vedo. Allora, Diana, appunto, ti premierà. Trovata! La foto di rito necessaria. Ringraziamo sempre i nostri fotografi. E quindi, grazie. Ad aggiudicarsi invece la fascia sponsor Renault Pileri, e la concorrente invece chi sarà mai? La nostra numero 1, Eleonora Longhi. Sempre te. La fascia Miss Renault. È emozionata anche lei? No? No, lei invece è abbastanza tranquilla. Curvy, grazie!
Qual è il microfono che fischia? Non lo sappiamo. Allora, abbiamo voluto fare uno strappo alla regola. È un sogno, come dicevamo, per tutte le donne indossare l'abito bianco, l'abito della sera. No, quella è la fascia. Bene, bene, tutto ovviamente il bello della diretta, il bello della diretta è anche questo. Martina, allora vieni qui con me, fate un applauso a una delle organizzatrici che veramente non sa più dove andare, a destra, a sinistra, avanti, indietro, hai fatto chilometri in queste serate, vero? Sì, sì. Allora, adesso è il momento invece della fascia. Fascia mi sposa Curvi Stimiliano. Quindi quella che rappresenta la città che ci ospita. Sì. Ok. Facciamo entrare un attimo il gruppo che è appena uscito per la premiazione e premia Giuditta. Giuditta, buonasera, che ha aperto appunto le danze questa sera insieme alle altre vincitrici. Facciamo rientrare le nostre spose. Rientrate, ci sono ancora altri premi, vedete? C'è possibilità. Possiamo ammirare ancora queste bellezze. Giuditta che va a prendere la nostra busta ufficiale, perché come tutti i concorsi che si rispettano c'è una busta ufficiale. Non abbiamo il notaio, ma... Simona Di Guglielmo. Ovviamente l'abito da sposa piacerebbe indossarlo a tutte le donne, quindi noi abbiamo un'altra sezione che è la sezione Lady che durante le serate sono state selezionate.
ospite dell'Atelier Curvi Sposa. E andiamo avanti, la nostra numero... Lei è Annalisa Bellacima, con la fascia sponsor, meravigliosamente donna, 48 anni, e viene anche lei da Monte Fiascone Viterbo. Anche lei indossa un abito bellissimo della figlia. Lei di Roma indossa questa sera una... che pare sia quasi pronto, e volevo ricordare appunto che alcuni dei gioielli, o meglio quasi tutti i gioielli che stanno indossando questa sera le nostre modelle sono della creazione di Simona Mele, che non credo sia qui con me, è vero? Non c'è in questo momento, perché ovviamente questa è la parte che sta dietro le quinte, che non hanno mai voglia di venire qui a sfilare con noi. Vediamo se la giuria è pronta. Vengo a ritirare la busta. Un minuto. E appunto i gioielli sono di Simona Mele per le creazioni Work of Soul. E potete seguire appunto tutte le sue creazioni sia su Instagram, su Facebook, perché siamo sempre molto social. Vero? Molto. Well, that time has passed. Peering from the mirror, appunto, è Bride's Dream, il sogno di una sposa, una passerella di eleganza, meraviglia in un gusto nuovo e rivoluzionario, proprio perché questi gioielli sono nuovi, diversi dal solito, non solo Swarovski ma anche tanti gioielli. Vengo a ritirare la busta, così posso fare anch'io la passerella. Allora, visto che Simona in questo momento non c'è, invito per la premiazione della fascia Samantha Scucchia. Ce l'abbiamo, andiamo a prendere la fascia insieme. Posto vince fascia fiori e parure appunto offerta da Work of Soul. Prima classificata mi sposa Lady, che vince la fascia, è un po' di sacco, Carla Palazzo.
abbiamo gli altri due premi, secondo e terza classificata, che vincono appunto i gioielli sempre offerti da World of Soul. Complimenti a tutte e tre, con un grande applauso li accompagniamo. Grazie. E a premiare questa categoria è certamente Giuditta Tiengo, Mi Sposa Curvi 2017. Oggi ti abbiamo fatto fare un po' su e giù, su e giù. Che emozione si prova a vincere una targa così, una fascia così importante? Allora, è stata un'esperienza bellissima, perché comunque gli abiti da sposa non si indossano tutti i giorni. E auguro di provare questa bellissima esperienza a tutte quante. E ci credo. Intanto aspettiamo la giuria per il verdetto. Sì, Martina, tu coordina un po' il tutto. Sono molto abbiamo quasi, beh, Giuditta. Per una volta così non faccio io la passerella. Intanto andiamo a prendere la fascia e il premio. Giulia Pietrangelo, 30 anni, da Rieti, complimenti. Foto, Martina.
Complimenti. È il vostro sorriso con cui state sfilando questa sera, veramente a sia a voi che alle ragazze che sono dietro. Grazie Giuditta e grazie a Giulia. Allora, siamo ad un momento molto importante perché i prossimi due défilé decreteranno la vincitrice regionale dell'Umbria che si contenderà poi il titolo finale, quindi con quella della del Lazio, non della Lazio, per carità. Per carità, ho già visto qui la prima fila che stava della Lazio. Niente, c'è qualcuno della Lazio? No. Allora, quindi la nostra abito nero con questi fiori celesti che danno luce. Orecchini che illuminano il suo dolce sorriso. Numero 13. Maria Cristina Domanico, 18 anni, viene da Colvi dell'Umbria. Un abito elegante, ma anche un po' romantico, un po' romantico. Grazie. Allora, che troviamo sul palco con una canzone, quindi canterà
Titanium di Sia. Arriva. Lei è in gara per la fama. Molto attenti, molto molto. E fra di voi avete, c'è stato qualche discussione o qualche indecisione? Vediamo chi può rispondermi. Scopriamo un po'. Paola, Lo so, tutte stupende, bellissime, perché penso che proprio vestito da sposa presenta la donna. Allora io dico tutte belle. Quindi un po' quello che dicevo io, che io avrei fatto vincere tutte, avrei fatto fasce per tutte. Complimenti per gli abiti di sposa, credo di Silvia, se non sbaglio. E Valentina, bellissimi. Molto belli, racchiudono bellezza, eleganza e romanticismo, perché poi è il giorno del matrimonio e un po' racchiude il romanticismo, è quella giornata che non dimenticherai mai più. Quindi gli abiti devono essere appunto fatti e a misura sulla donna. E quindi quali sono anche le attitudini? Abbiamo visto anche qualcosa di particolare, quindi le rifiniture in nero che sono potrebbero essere un azzardo, ma invece cambiano un po', come cambiano i tempi. Io lascerei un attimo la parola anche al nostro presidente di giuria Antonio Cantafora, un applauso, che tornato adesso proprio la scorsa settimana da Praga, da un evento internazionale. Qui a Stimigliano, in Sabina, io trovo che questi concorsi siano, diciamo, un fiore all'occhiello, perché andiamo a portare in scena proprio la bellezza, la donna, in una maniera, diciamo, molto sottile, velata e giusto. Quello che è il tuo giudizio da professionista di mondo di spettacolo, d'arte, eccetera, qual è il consiglio che puoi dare, che vuoi esprimere a queste ragazze? Ma prima stavo appunto cenando con tre ragazze che sono modelle. Siccome quando io ho cominciato come fotomodello proprio. E da lì ho cominciato come fotomodello, però guarda che è una cosa stranissima, perché io sfilavo, facevo delle cose, poi quando ho cominciato l'amico mio mi ha detto vai da Valentino, vai là, c'è il sarto, quello ha detto vai subito a prendere i misuri, io mi tremavo le gambe. Poi però mettevano sempre vestito Valentino, vestito Brioni, ho detto ammazza, qua mettono sempre i nomi dei sarti. Allora un giorno gli ho detto dell'attore Antonio Cantafora, e poi ho cominciato veramente un film. Feci un film con Andrea Giordano, poi ne feci un altro, cominciai piano piano, lasciai la moda e cominciai a fare il cinema. E mentre facevo il cinema dipingevo sempre anche, perché vengono da origine pratica di mio padre, mio nonno, tutti pittori. Siamo stati con Paola a Los Angeles, ho fatto Gli Angeli su Los Angeles, è stata una cosa stupenda. Una fatica della Madonna, mettere tutti gli angeli in una borsa e riprendere tutte le misure un'altra volta in inglese. Cioè, è venuto Stallone, De Niro, è venuto un sacco di persone, all'inizio non abbiamo venduto niente, però siamo stati, non ci volevano più lasciare, siamo stati 3 mesi lì. Io ho perso 8 kg a venire a piedi da Beverly Hills, da casa del presidente. Il presidente della Fox mi ha detto, poi ha visto, mi ha detto vuoi lavorare per l'Italia, la Fox Italia? Dico va bene, il primo quadro che ho fatto era il Titanic, questi colori. Questa nave che affonda in un mare di colori. E da lì ho cominciato. Una carriera pazzesca, carriera, io direi in piedi un attimo Antonio, perché io vorrei veramente un grande applauso da parte del pubblico di Stimigliano. È un onore veramente, un privilegio averti qui con noi, tu lo sai la stima che nutro per te, ma è giusto che ci siano questi momenti di riconoscimento. Grazie ancora Antonio, grazie, grazie mille. Grazie a tutta la giuria ovviamente. Compito arduo, perché poi dopo la giuria verrà portata sul palco e se avranno fatto qualcosa di sbagliato. Allora, non so se siamo pronti per... È prontissima, io l'ho conosciuta, abbiamo avuto modo
c'è stata una giornata proprio dedicata al talent, ci sono stati dei casting, delle selezioni serissime e alla semifinale sono loro e lei la prima concorrente. Quattro concorrenti. Allora lascio a chi di dovere di proseguire la serata. Grazie a tutti. Grazie a Maurizio per il suo impegno, la sua dedizione. E quindi abbiamo appunto Simona De Guglielmo, che in abiti da sposa. Vieni, accomodati più avanti. Canterai al tuo matrimonio magari. Chissà, chi può dirlo? Allora lei ci canta appunto Titanium di Sia. Un applauso. Thank you.
Senti. E i nostri gioielli Work of Souls.